Ecco, un libro che dovremmo leggere tutti, noi che siamo stati nelle scuole, chi è stato genitore, chi si accinge a diventare genitore e anche semplicemente chi vive la realtà quotidiana, è il libro di Don Franco De Donno, Cari giovani, miei maestri. Importante leggerlo questo libro perché ci dà una visione dei giovani un po' diversa da quella che adesso circola purtroppo, no? Ecco, poco fa abbiamo sentito ma i giovani fanno soltanto che ne so il messaggino WhatsApp eccetera, cioè, abbiamo sempre un qualche cosa di negativo, no? Da attribuire ai giovani perché forse noi siamo un pochino più grandi, allora siccome non ci rispecchiamo completamente nelle loro abitudini cerchiamo un po' di così di giudicarle, invece qui vediamo un altro aspetto, no, dei giovani, giovani che sono diventati addirittura maestri, vero? Adesso ce ne parlerà Don Franco. Io stavo tirando alla lunga perché lei non arrivava. E questo libro, prego, si accomodi. Attenzione al filo. Sì, perfetto. Allora, questo libro raccoglie anche questo, delle esperienze di vita, come quello di Emanuela, no? Ecco, raccoglie delle esperienze di vita da un certo angolo di visuale abbastanza importante, che è quello di una missione che Don Franco ha proseguito e sta proseguendo, no? Per tutta la vita. È la storia della sua vita, ma non raccontata da lui, raccontata dalle persone che lo hanno frequentato, che sono state a contatto con lui, che hanno lavorato a fianco a lui, quasi tutti giovani. Perché quasi tutti giovani? Allora, quando hanno fatto queste esperienze, perché ho visto che qui ci sono anche quasi dei settantenni che parlano, mi pare, no? Che erano giovani quando eravamo tutti giovani. Allora, vediamo perché ci sono queste testimonianze e vediamo un po' come è venuta l'idea di questo libro, di raccogliere queste testimonianze in questo libro. È stata un'idea non organizzata, è stata un'idea che è venuta così proprio dal cuore, diciamo, per l'esperienza che in mezzo ai giovani ho avuto la fortuna di fare. È un'esperienza particolare nel momento in cui tu accetti di camminare in mezzo a loro, non davanti, né dietro, né di lato, in mezzo. Camminando in mezzo a loro, sei un punto di riferimento già per il fatto che tu stai lì, l'esserci. Ma nello stesso tempo però diventi uno che cammina con loro, e camminando con loro mi sono trovato sempre in prima linea. La prima linea vuol dire che nel momento in cui io do a loro la mia presenza, una presenza di fiducia, di stima, in quel momento loro ti prendono e ti portano verso il futuro. Ti portano in un cammino pieno di generosità. Quello che sto dicendo è testimoniato, come abbiamo appena sentito, dai 70 giovani che hanno fatto questa esperienza. Quindi è una testimonianza di vita, non è un progetto, non è neanche un sogno, è una realtà, è una realtà. Stando con loro in prima linea, ha voluto dire, da parte mia, il dover affrontare situazioni in continuo cambiamento. Perché con i giovani, se ci vuoi stare, devi accettare la mentalità del cambiamento. Non puoi rimanere sempre al discorso per il passato, se faceva così, eccetera. No, no. Loro guardano avanti. E quel guardare avanti mi ha fatto scaturire appunto il desiderio di ringraziarli chiamandoli miei maestri per il fatto che mi hanno in qualche modo coinvolto in un cammino di progresso e di prima linea.
Questo cammino di prima linea chiaramente mi ha messo in condizioni qualche volta di aver detto dei sì un po' particolari. Ecco, l'ultimo sì è stato trasgressivo, al massimo, perché se accetti con loro devi accettare qualche trasgressione. e l'ultimo è stato grave, perché io ho dovuto dire di sì a loro prima e poi ai cittadini del municipio per impegnarmi in politica istituzionale. In politica istituzionale, che ha comportato la sospensione a divinis per quello che io facevo, però è avvenuto questa scelta, è avvenuta proprio perché ho camminato con loro in prima linea e mi sono trovato di fronte a questo bivio. In coscienza ho detto sì per aumentare l'orizzonte del servizio al bene comune che i ragazzi stessi hanno coltivato. Sono tutti ragazzi impegnati poi nel volontariato, chi più chi meno, ma il volontariato è la parola d'ordine di ognuno di loro. E quindi il fatto vero di camminare con loro nel volontariato voleva dire anche avere molte delusioni per quanto riguarda le risposte istituzionali e politica ai problemi sociali. Allora loro hanno detto: perché non facciamo l'assedio al palazzo ed entriamo dentro, e così da dentro facciamo mozioni, ordini del giorno, eccetera, per far approvare delle risoluzioni a vantaggio delle persone più deboli? Io ho detto sì, ma chiaramente ho dovuto fare un'inversione a U, anche perché avevo già la certa età, ce l'avevo già. E quindi però ho detto, io, anche se c'è una certa, però non sono solo, sto insieme a loro e insieme a tante altre persone anche meno giovani che comunque mi hanno aiutato, e ci provo. Ci ho provato, abbiamo fatto la lista civica, laboratorio civico 10, che nel municipio si conosce e che sta ancora continuando a camminare nella politica, e abbiamo avuto il 9% di consensi, per cui sono entrato in aula consiliare per 4 anni e mezzo. Non mi pento assolutamente. Beh, ha voglia quante cose ci sarebbero da dire? Certo. Continuiamo allora. Qualche sì. Bella che sì. Sì. Posso leggerla. Sì. Allora. La mia prima più grande e più bella esperienza l'ho fatta con un ragazzo che voi conoscete qui nel municipio. Questo ragazzo si chiama Diego, lo conoscete perché ha avuto un momento terribile della sua vita a 30 anni, stava per morire di Covid. E diciamo Ostia si è stretta attorno a lui in maniera affettiva, ma anche in aula consiliare mi chiedevano tutti i giorni il bollettino medico a me di Diego, e ha superato questo pericolo che era, i medici dicevano dallo Spallanzani, qui noi non possiamo più far nulla, l'unica cosa è andare all'Umberto I dove c'è una macchina respiratoria esterna, però non sappiamo se Diego dallo Spallanzani arriverà vivo all'Umberto I, proprio una cosa, ecco. È arrivato, ha superato con l'incoraggiamento e l'affetto di tante persone ed è guarito. E ora sta portando avanti un proseguimento del mio gruppo sociale studentesco della Briola, che anche quello è stato interrotto per il Covid, se no ancora stavamo continuando. E lui lo sta portando avanti a casa clandestina, questo ritrovo di adolescenti, di giovani, una specie di pub, ma è un pub che ha un linguaggio diverso dagli altri. Pensate che all'interno i ragazzi giocano a biliardino, i ragazzi giocano a dama, giocano a l'altro coso, come si chiama, sempre con gli scacchi, Monopoli, ecco.
assolutamente non c'è nessuna macchinetta di quel tipo, ecco. E quindi io sono contento perché questo ragazzo che adesso vi leggo proprio come l'ho incontrato a 15 anni e ha continuato a fare volontariato e questo luogo è diventato un luogo nel quale si previene, riesce a prevenire per tanti ragazzi delle strade difficili che potrebbero prendere. Viene fatta una prevenzione. È un luogo nel quale ci si sente a casa tutti quanti, un luogo di famiglia, e lo devo veramente al percorso che Diego ha fatto con il gruppo sociale della Briola e con l'alternativa che era il seguito. Sì. Allora vi leggo questa che è? Ah. Pericolo superato. Allora, Diego scrive: facevo il secondo superiore, lo facevo al Vanvitelli di fronte alla Briola, e stavo dando dei volantini fuori scuola. Incontro Francone, mi chiama Francone, che ne prende uno e mi fa: perché non vieni al gruppo sociale il venerdì? Andai e mi cambiò la vita. Questo mi commuove sempre, tutte le volte. Andai e mi cambiò la vita. E vi leggo, non leggo tutto, vi leggo alcune cose. E tra le varie esperienze del gruppo sociale, lui nomina in modo particolare l'esperienza di Ostia per l'Africa. La copertina del libro, appunto, porta la fotografia di quel viaggio che facemmo in Africa, in Malawi, con il sindaco Veltroni nel 2007. E altra bellissima esperienza è stata Ostia per l'Africa, dove raccoglievamo fondi per costruire scuole in Malawi tra tornei di calcio e iniziative varie. Quando siamo partiti in Malawi ed abbiamo visto realizzato quello per cui raccoglievamo fondi, è stato pazzesco. Vedere quei bambini andare a scuola per ricevere l'istruzione necessaria per un loro futuro più bello. Il gruppo sociale mi ha cambiato la vita, eppure è iniziato con 3-4 persone. Però bisogna sempre aver fiducia nella scintilla di un inizio, come ha sempre detto Francone. Però è bellissima questa frase, mi viene la tentazione di scrivere un altro libro proprio con questo sul titolo, di avere fiducia nella scintilla di un inizio. La scintilla è veramente carico di speranza. Ed è stato tipico che i giovani non si arrendono, anche se si comincia con 3-4 persone, poi siamo arrivati a 100 nel gruppo e ogni venerdì stavamo lì alla settima ora, dopo la sesta ora, la settima, e insomma, leggo qualche altro, vediamo. Vuole parlare di questi gruppi rapidamente? Ah, dei gruppi, sì. Perché sono una cosa tipica, sì. Cioè proprio caratteristica della sua azione, del suo modo di... Allora, diciamo che stare con i giovani vuol dire cercare di creare percorsi. Il percorso in cammino, guai a stare con i giovani rimanendo fermi oppure frenandoli, no, frenandoli in quello che loro addirittura ti propongono di bene, di meglio, e magari noi adulti siamo portati un po' più, per tanti motivi siamo portati a frenare. Io non l'ho mai frenato e ho detto sempre sì. In cammino, e l'altro insieme. E ho avuto sempre la preoccupazione di costruire gruppi di adolescenti e di giovani, perché è nell'insieme vissuto che loro traggono la calamita, l'attrazione per qualcosa di diverso. Noi lo sappiamo anche nelle situazioni negative, questo insieme delle bande, delle cose. Perché non fare questi altri insieme nei quali i giovani molte volte non aspettano altro? Ecco. Allora, il primo gruppo è stato al Monte Sacro,
la parrocchia di San Clemente negli anni 80, negli anni 80. E ho costruito un gruppo giovanile nel quale la caratteristica era quella di solidarietà. Quel periodo voi sapete che ci sono stati due terremoti tremendi, uno in Friuli e un altro in Irpinia, un altro in Irpinia. I ragazzi, i giovani, andiamo, non c'era la protezione civile allora, quindi l'unico aiuto veniva dai volontari e così diretto, andiamo. Abbiamo raccolto a Montesacro, c'erano parecchi piloti dell'aeronautica e ci hanno messo a disposizione due aerei pieni di coperte, pieni di tante cose da portare appunto ai terremotati. Ma poi siamo andati a fare due campi di lavoro in Friuli, al paese di Amaro, tra Carnia e Tolmezzo, e un altro campo di lavoro giù in Irpinia, al paesino di Salvitelle. E quindi, ecco, proprio un desiderio, ecco. E questo gruppo si è caratterizzato un po', oltre nell'aspetto sociale e politico, che negli anni Ottanta era caratterizzato da una partecipazione molto forte dei giovani alla vita sociale e politica, e quindi anche lì ho cercato di stare in mezzo e ho cercato di inventare anche un modo col quale i giovani non prendessero la via un po' della violenza delle Brigate Rosse eccetera di quel periodo, andando due o tre volte a Tesè. Tesè, non so se qualcuno lo conosce, è un luogo ecumenico dove vengono accolti tutti, di qualunque religione, di qualunque, e vengono riconosciute le autonomie e il desiderio di libertà. Ed era quello che i giovani volevano. E io ho cercato di indirizzarlo in quel campo, evitando appunto che altri cadessero nella tentazione della violenza. Questo è il primo gruppo. Il secondo gruppo è quello di essere stato 36 anni a Santa Monica, qualcuno lo sa, e in quei 36 anni ho avuto la fortuna di portare avanti l'oratorio dei ragazzi, dei bambini, per 30 anni. E anche qui il gruppo di animatori giovani, eravamo un gruppo di ragazzi di 300, eravamo un gruppo di animatori di 60-70, erano i tempi dell'esploa, diciamo, della partecipazione, e sono dall'82 al 2017, sono stato lì a Santa Monica, alla parrocchia di Santa Monica, e quindi ho portato avanti insieme ai giovani iniziative relative soprattutto alla formazione dei valori attraverso la gioia. I bambini ti danno gioia e la esprimono, e attraverso quello cercare, ecco, di influenzare anche le famiglie, accogliere soprattutto i bambini e i ragazzi più in difficoltà. Per noi diciamo avevano il primato di accoglienza i giovani in difficoltà caratteriali, che avevano situazioni in famiglia difficili, loro i primi a venire, e anche di altre religioni. Venite, perché deve essere un luogo di accoglienza. E questo è andato avanti per 30 anni. Poi dopo è venuto, no, mentre stavo, ero anche insegnante, ero insegnante al liceo Labriola, e quindi dove sono stato 25 anni, e lì, proprio per il fatto di ascoltare i giovani, è venuta l'idea da parte di qualcuno di loro: professore, ma cosa possiamo fare per aiutare gli altri? Oltre a studiare, chiaramente, cosa possiamo fare? Allora io ho ascoltato, però ci ho messo 2 o 3 anni per incamerare questo desiderio, dopodiché ho ritenuto opportuno che era maturo il tempo, e quindi ho fondato insieme al carissimo professor Romano, che ci ha lasciato 11 anni fa,
vicepreside della Briola, ho fondato questo gruppo di adolescenti, perché andavano dai 14 anni ai 19, ecco, l'età della scuola superiore, i quali mi hanno dato una testimonianza di dialogo e di coesione, nonostante la diversità dell'età dei più piccoli, 14, e dei più grandi, 19. Non c'è mai stata una, che posso dire, una problematica riguardo a questa divergenza di età. Non c'è mai stata. Si sono sentiti insieme, ecco, e quindi con loro ho fatto dei campeggi, ho fatto delle esperienze autogestite. Autogestite vuol dire che noi prendiamo un luogo e poi noi dobbiamo fare la spesa, cucinare, lavare, pulire tutto, e lì anche sono stati fenomenali. Ecco, questo gruppo studentesco di iniziativa sociale, non era un centro sociale. Una preside mi ha detto: ma Don Franco, ma qui abbiamo un centro sociale. Dico: no preside, questo è un gruppo che ormai va da 20 anni, non deve aver paura, è un gruppo. Io l'ho intitolato apposta gruppo studentesco di iniziativa sociale, per togliere qualunque idea, ecco, di centro sociale. È un gruppo di volontariato, ecco. Questo gruppo si basava su quattro caratteristiche. Aconfessionale, anche se io ero un prete, ma loro ci facevano quasi caso. Aconfessionale, apartitico, non apolitico, no, quello, la politica la dobbiamo fare noi come partecipazione, ma apartitico, cioè il gruppo non si riconosceva in nessun partito se non nel servizio alle persone più fragili. E poi, come condizioni per far parte del gruppo sociale, erano solo due. Erano la convinzione che non bisognava, nessuno doveva essere razzista, tutti uguali. E l'altra, che nessuno doveva avere in mente idee di violenza. Solo queste due, condizioni morali. Non razzismo né violenza. All'interno del gruppo noi sperimentavamo il confronto, l'ascolto e il confronto. La libertà di esprimersi, che in una scuola sappiamo quanto è difficile nelle materie che si fanno, no? Invece nel gruppo sociale avevano l'esperienza di dire quello che pensano, di dirlo liberamente e di ascoltare l'altro senza opporsi, ma confrontandosi. Io dico questo, che sono rimasto veramente stupito e meravigliato di questo fatto. Veramente, in funzione di acquisizione di una mentalità critica. I ragazzi dovevano avere una mentalità critica, e questi riferimenti hanno fatto sì che i ragazzi fossero attratti da questa possibilità, perché era importante. Allora, questo è il gruppo sociale. Dopo il gruppo sociale, i ragazzi, il gruppo sociale finiva con l'esame di maturità, con l'uscita dalla scuola superiore. Però i ragazzi dicevano: oh, noi vogliamo continuare a fare volontariato. E allora abbiamo fondato l'alternativa Onlus, ecco, che è andata avanti per parecchio. L'alternativa Onlus ha avuto, mentre nel gruppo sociale le responsabilità dei ragazzi non potevano essere in prima persona, perché erano minori, quelli prima dei 18, e appoggiavano quindi le realtà associative che già funzionavano, le appoggiavano, no? Quindi andavano alla mensa Caritas, incontravano i senza dimora, ma non però come loro diretta responsabilità.
Con l'alternativa invece i giovani si prendevano la loro diretta responsabilità. La diretta responsabilità era su due campi: il campo dei senza dimora e il campo della prostituzione. Per la prostituzione abbiamo fondato una sottoassociazione chiamata Progetto Alina, e per 10 anni abbiamo incontrato le prostitute nel lungomare che andava dal Venezia, andava giù e poi girava al Dazio e ritornava per la via. Facevamo quel giro per 10 anni. Per 10 anni. Quella è stata l'unica occasione in cui io non ho messo mai il colletto da prete, però per cominciare con le prostitute mi hanno detto anche i ragazzi: è meglio che te lo metti, anche perché loro così non si spaventano quando noi andiamo e le vogliamo incontrare, anche per la polizia e tutte le forze dell'ordine che noi informavamo sempre. Abbiamo avuto delle aggressioni dei padroni, però ecco. Quindi queste due caratteristiche, l'alternativa, erano dell'alternativa. Poi l'altro, penso che arrivo alla politica, arrivo al quinto gruppo della politica. Il Laboratorio Civico 10 ha avuto la caratteristica di essere stato ideato e formato da giovani. Per cui tutto il loro impegno, eccetera, è stato. Non avevamo niente, appena nati, un mese. Il nostro Diego si impegnava nei cartelli pubblicitari, quelli del comune, perché non avevamo soldi per fare i cartelli stampati, e si impegnava a farli col pennarello. Col pennarello, ecco, quindi abbiamo fatto una campagna elettorale tipo quelle di una volta, nelle strade e nelle piazze, non nei locali, che non avevamo soldi per dare quel contributo, no. Quindi una campagna elettorale diretta ai cittadini, e siamo stati eletti. Ecco, noi volevamo entrare a far politica. Io stesso ho detto di sì, non per entrare a far politica dentro un partito, no, ma entrare a far politica in una lista civica che riconosceva la mia mentalità universale di accoglienza attraverso la lista civica, perché la lista civica ha la caratteristica della orizzontalità della politica. Quella dei partiti purtroppo c'ha la verticalità, ecco. E noi abbiamo scelto la orizzontalità, e adesso sta proseguendo, anche se uniti con Democrazia Solidale per i valori. Però ho detto: ragazzi, mantenete nel logo Laboratorio Civico 10, e infatti il logo è diviso a metà adesso tra Laboratorio Civico 10 e Demos. E quello deve rimanere per sempre, io dirò, deve rimanere per sempre, perché l'idea della politica, anche di qualcosa di più grande come Demos, siamo in coalizione col PD in questo momento, deve non dimenticare le radici del contatto con i cittadini diretto, non deve dimenticare questo, ecco. Penso che ho fatto il percorso. Altri pezzetti, sì. Ecco, dopo Diego c'ho Jessica, la ragazza che in questo, pagina 79, la ragazza che in questo momento sta in Turchia a fianco dei curdi, è voluta andare oltre limite. Cioè, questi ragazzi veramente mi stanno meravigliando, perché quel piccolo seme, quella poca cosa, adesso stanno andando oltre i limiti, è a rischio di vita questa ragazza. Allora dice Jessica: ne abbiamo passate tante insieme,
Ricordo la prima volta che Jacopo De Luca, uno dei giovani, mi invitò a una riunione dell'Alternativa. Ne avevo sentito così tanto parlare, che non ho resistito, ho subito accettato. Non sapevo davvero che quello sarebbe stato l'inizio di tutto. La mia prima riunione con l'Alternativa la ricordo ancora. C'erano decine di ragazze e ragazzi che discutevano animatamente dei progetti in corso in quel momento, il progetto Senza Dimora e il progetto Alina, di cui vi ho parlato. Mi colpì come tutte quelle ragazze e quei ragazzi, nel mentre dei loro ragionamenti appassionati, facessero riferimento a te, cioè a me, che ascoltavi mite e li consigliavi, senza mai però imporre o impedire loro di sperimentare. Questo ci sono stato sempre attento. Ecco, il clima di comprensione e rispetto che vi ho trovato sono uno dei motivi per cui ho scelto di rendere l'Alternativa la mia casa degli anni a venire. Poi, andando un pochino sotto, se dovessi definire qual è stata la lezione più grande del progetto Senza Dimora, che il progetto ci ha impartito a distanza di anni, riconosco essere l'umiltà, di cui davvero non se ne ha mai abbastanza. Le persone che abbiamo incontrato, alle quali abbiamo porto una mano, alle quali abbiamo voluto bene, per le quali abbiamo faticato e talvolta pianto, i più umili della terra, ci hanno insegnato la dignità intrinseca della vita umana e la dura bellezza della resistenza davanti alle avversità. I loro esempi hanno suscitato in noi un senso di rivolta contro l'ingiustizia degli uomini, che tutt'oggi vedo brillare nei nostri occhi, ciascuno a modo suo, nei percorsi di vita differenti che abbiamo scelto di intraprendere. E conclude: se ho scelto di dedicare la mia vita al prossimo, è grazie a queste esperienze. Bellissimo. Ecco. Semplice, ma riesce a mettere insieme, no, tutte queste testimonianze, perché sono, diciamo, è una storia di vita ricostruita attraverso quello che tutti questi giovani hanno sentito bisogno di comunicare. Quindi tutto raccolto qui, corredato di foto, veramente un libro da leggere. Testimonianze autentiche, quindi non favole, favolette raccontate o episodi così magari enfatizzati, no? Si sente proprio la verità di questi discorsi. Sì, ecco. Certo. Qualcosa? Grazie, buongiorno padre, professore, buongiorno. Sono rimasta molto colpita da... Non si sente? Buongiorno a tutti, buongiorno, io sono Annalisa Venditti, sono una giornalista di Rai 3. Sono arrivata, era appena iniziato credo il suo intervento, l'ho seguita e ora alla fine, vista l'esperienza umana, l'esperienza professionale, ho una curiosità. Forse richiede un po' di tempo di riflessione, ma a un giovane oggi, lei quale motto, quale frase consegnerebbe come una frase guida? Immagino che in tanti anni poi abbia maturato anche una riflessione in questo senso. Una frase che sia un po' il suo dire, orientati così, vedrai che la tua strada la troverai. Grazie. Ecco, innanzitutto i giovani oggi non sono ascoltati da nessuno. Quindi, io adesso ho avuto anche l'incarico a Dragona, perché mo sto a Dragona, il parroco mi ha detto: Don Franco, mi formi un gruppo giovanile parrocchiale? Ricominciamo, va bene. Allora, hanno bisogno di essere ascoltati. Quindi... dal punto di vista educativo, ecco, non parlo del fatto di andare a fare gli operatori di strada, anche quello, noi facevamo gli operatori di strada, ma io ho fatto anche l'insegnante, quindi stavo dentro un'istituzione. Coloro che sono genitori, coloro che sono insegnanti,
Qualunque ruolo abbiano dal punto di vista educativo, se devono mettere in testa che i giovani vanno ascoltati in silenzio, senza subito giudicare e dire la nostra, ascoltati. Dopo l'ascolto noi scopriamo quelle esigenze che un giovane propone di guardare nel futuro e in avanti, che però sta a noi avere e fare quel colpo di reni qualche volta per non perdere quell'occasione in cui noi li abbiamo ascoltati e per dire loro: guarda, quello che hai detto è importante, però per poterlo realizzare dobbiamo formare un gruppo, dobbiamo metterci insieme. E allora è lì che nasce, anche con 3-4 giovani di inizio, nasce un avvio di percorso, la scintilla, che poi è calamitante per gli altri giovani, perché poi è importante il passaparola dei primi giovani, il passaparola, però l'importante è che una volta che questi giovani vengono accolti, veramente ci sia un dialogo, veramente, perché noi abbiamo la tentazione sempre di dare consigli, di dire la nostra, e dovremmo invece stare zitti e accompagnarli di fatto con una presenza e intuire lì dove, anzi una testimonianza la voglio leggere perché è importante proprio per questo, e intuire la possibilità di realizzare i loro sogni. È bellissima la canzone di Roberto Vecchioni, sogna ragazzo, sogna, bellissima, e lui è insegnante. Sì, certo. Noi siamo facilitatori. Il facilitare per i giovani la loro sete di futuro, anche di sogno, anche di utopia. L'utopia è importante. Anche di utopia. Ecco. Prima abbiamo sentito il libro di Lorenzo Proia, che appunto alla fine poi ci hanno, così è venuto fuori un discorso, un'esigenza che lui avverte, come tutti i giovani della sua età, appunto di ascolto, perché si rende conto che molte malattie, anche mentali, anche psicologiche, tanti disturbi, oramai sono diffusissime tra i giovani. Quindi certo, lo psicologo della ASL, importantissimo, no? Come medico di base, però perché noi ci dobbiamo chiedere perché c'è bisogno dello psicologo per i giovani? Quindi forse siamo proprio lì. Poi ci vuole anche una riforma della scuola, cioè la riforma della scuola è anche quella di avere coraggio che i giovani possano uscire dalla scuola per toccare con mano i valori oppure le cose da cambiare nel territorio. Devono uscire. Vi dico solo un aneddoto, poi vi leggo una cosa importante di un ragazzo. A un certo punto mi hanno telefonato dal vicariato: Don Franco, io stavo alla Briola e al Toscanelli, stavo tanto bene, e invece mi dice: te la senti di andare alla scuola Leonori di Acilia? Perché la professoressa che c'era prima è scappata, ce la faceva. Dice: ma tu te la senti? E vabbè, io ho detto sempre sì, ho detto sì. E allora sono andato a fare queste ore alla Leonori di Acilia, dove sappiamo, ecco, l'ambiente territoriale è un ambiente basato su tante difficoltà di ordini, di tutti gli ordini, ecco. E allora a un certo punto
mi sono trovato davanti, allora, la prima media va bene, prima media, la seconda media anche, la terza media, non riuscivo a fare lezione frontale. E allora mi è venuto in mente, io ho una telecamera, potremmo chiedere alla preside di farci uscire nell'ora di religione dalla scuola e rientrare al suono della campanella di te e andare in giro per il quartiere con la telecamera che io avrei dato a un ragazzo e con gli altri ragazzi che avevano un biglietto dove c'era scritta la domanda da fare ai passanti sull'argomento che avremmo trattato in classe. La preside mi dice di sì. Mi dice di sì. Don Franco, è importante però che tu avverti i genitori. I genitori mi hanno detto di sì. Mi sono trovato veramente davanti. E allora lì ho sperimentato un modo diverso di fare scuola, che è quello dell'esperienza con gli occhi e con le orecchie di ciò che noi dalla cattedra presumiamo di insegnare. E quindi abbiamo fatto queste ore di religione peripatetiche, lo faceva già Aristotele, le lezioni peripatetiche, e sono andate benissimo. Alla fine dell'anno la preside al collegio docenti mi ha fatto l'elogio pubblico di questa, ecco, è un piccolo esempio di come la scuola oggi potrebbe riformarsi, ce n'ha bisogno, è un po' stantia, è chiaro che i ragazzi non sentono attrazione, a parte la scuola che per me è sempre di insegnamento, la scuola di Barbiana, di Don Lorenzo Milani, per me è stata sempre fondamentale. Ecco, volevo leggervi questa testimonianza di un ragazzo del gruppo studentesco sociale, dice, è a pagina 91, ecco, dice: entrai che ero un quindicenne anarcoide, entrai al gruppo sociale che ero un quindicenne anarcoide, spinto da motivazioni tutt'altro che nobili. A me non interessava niente, l'importante è che vieni, ti accolgo, poi piano piano, e infatti è accaduto, mamma mia. Volevo solo far parte di quel giro di ragazzi, e soprattutto ragazze, dall'aura un po' hippie, immersi nel sociale e nella politica, e non ultima nell'edonistica mondanità. Il gruppo sociale non era soltanto un gruppo di volontariato, era anzitutto una grandiosa palestra di democrazia dove studenti, ex studenti, bidelli, professori dibattevano dei temi più disparati senza censure, senza censure, e se ne sono accorti i ragazzi. Sento ora di aver avuto il privilegio di aver assaggiato ciò che doveva significare far parte di un partito di massa, di quelli di una volta, quando la democrazia era reale e il dibattito pubblico sano. Questo è un ragazzo veramente che... Ma sì, poi lo so, hai ragione. Ora, rispetto a 10 anni fa, quindi lui scrive cose che ricorda da 10 anni fa, sono diventato molto meno estremista. Ma sono sempre ateo e materialista. Eppure, molto più di allora, sento di potermi dire cristiano. Ateo e materialista, sento di potermi dire cristiano. Che gli vuoi dire? Ritengo infatti che si possano seguire gli insegnamenti di Cristo anche senza credere nel Padre o nell'immortalità dell'anima. E si possa concepire lo Spirito Santo come ciò che viene evocato quando un gruppo come il gruppo sociale esiste ed agisce. Cenni di teologia qui ci stanno. Ma l'ultima parte però ve la volevo leggere. Ci trovavamo sulle scale laterali del rifugio dove noi facevamo autogestione a Manziana, una notte d'estate,
frementi di ricevere qualche tiro di canna da un ragazzo più grande che aveva detto di averla portata. Perché io, soprattutto in questi momenti di autogestione, completamente fuori dalle istituzioni, eccetera, mi portavo con me alcuni ragazzi più grandi dell'alternativa, in maniera che facessero un pochino da animatori. E uno di questi ragazzi, loro hanno intuito che sarà portata. Vediamo, sentite come va. Eravamo convinti di averne tremendamente bisogno per passare una bella serata. Ed effettivamente, una volta fumata, ci prese a ridere come matti e a guardare meravigliati il cielo stellato. Sentite quello che è successo. Se non che, a quel punto, il ragazzo più grande ci svelò di essersi preso gioco di noi. Quello che avevamo fumato non era marijuana, ma del semplicissimo tè. Compresi molto dopo che quella sera non fu soltanto bellissima, ma fu la prova, sentite questa frase che dice, ma fu la prova che non c'è niente di bello che le sostanze possano darci che non abbiamo già. Superamento delle sostanze. Veramente. Questo insegnamento è scaturito da solo, non attraverso un pedante monito dal pulpito. Franco non è quel tipo di prete. Mi sto commuovendo anche adesso, Ecco perché, cari giovani miei maestri, è evidente. Qua sono presenti parecchi insegnanti e quindi possono capire, insomma, che effettivamente dal contatto con i ragazzi c'è sempre da imparare. Ti fanno scoppiare il fegato, tra parentesi, però c'è sempre da imparare. Non esistono ragazzi cattivi, sappiatelo. Non esistono ragazzi cattivi. Molti ragazzi attendono soltanto di essere chiamati, di essere messi in condizione di entrare in un gruppo positivo, in maniera tale che non cadano in quella noia, in quella situazione di depressione che è dovuta soprattutto al fatto di non sentirsi utili a nessuno, quando invece hanno dentro delle risorse enormi che noi adulti dobbiamo solo saper tirare fuori, un po' come la pedagogia di Socrate e un po' come la pedagogia di Carl Rogers, la pedagogia non direttiva di Carl Rogers. Io ho cercato di metterla in atto, anche mi sono laureato alla Sapienza in pedagogia, quindi ho confermato scientificamente che le cose che facevo erano giuste. Il libro è pedagogico. I ragazzi ci hanno regalato questo libro, ce ne fanno dono e noi possiamo averlo. Il libro sta lì, non è da vendere, è solo da distribuire. Quindi prendetelo tranquillamente. Ecco, non è da vendere assolutamente. Eventuali offerte, come la casa editrice Apps mi ha detto, guarda, comunque devi scriverlo, in fondo al libro c'è una fascetta rossa, dice le eventuali offerte vanno a vantaggio dei più deboli, delle persone da aiutare. Però mi raccomando, non abbiate timore di comprarlo, lo dovete solo prendere, ci sono 13 copie lì. Grazie. Grazie a lei e a presto.